1945, Seconda Guerra Mondiale, Gran Bretagna. Nasce il progetto Armstrong-Siddeley Hurricane, quando ancora le ostilità non erano cessate. La Hurricane prende il nome dal caccia in dotazione alla RAF, impegnato nei cieli contro gli aerei tedeschi. Quest'auto era pensato per un target medio-alto che necessitava di un mezzo all'altezza per spostarsi anche su strade segnate dalla guerra. È una vera figlia del suo tempo, essenzialità, affidabilità ed efficienza diventano concetti pilota in quel periodo. La Hurricane rappresenta una forte rottura estetica con le vetture anteguerra. Ha un design nuovo e pulito. Osservate la fanaleria integrata nei parafanghi, il cofano tutto d'un pezzo, l'assenza di gingilli cromati e le linee semplici e pulite. L'obiettivo era rendere più facile la manutenzione in un periodo in cui le officine, i pezzi ed il capitale umano scarseggiavano. La Hurricane ha cilindrata 1991, che può sembrare piccola per una vettura di questa mole. Tuttavia, dobbiamo tenere a mente che nel 1945-46 vi erano ancora i razionamenti dei carburanti. Infatti, gli ingegneri scelsero di realizzare gran parte della vettura in alluminio proprio per ridurne il peso.